Dal diario dell'invasione. Testimonianze, fatti, personaggi. 9 novembre 17, 30 ottobre 1918. Maria Spada. Venerdì 9 novembre 1917. Nella mattina di venerdì 9 novembre ho assistito alla Santa Messa. Nella notte precedente gli arditi italiani avevano riposato nella chiesa. Da oggi la chiesa sarà ridotta a prigione per i soldati italiani e le prime feste saranno senza obbligo di messa. I primi ad arrivare furono due ufficiali austriaci a cavallo. Poco dopo mezzogiorno entrarono nel giardino ed uno, avviandosi alla porta, mi chiese, con cortesia, parlando in francese, se avevo un uovo. Glielo feci portare, ma non lo bevve. Vidi che porse l'uovo all'altro. Verranno gli austriaci? Gli chiesi. Sarà molto peggio, perché verranno i tedeschi. Verso le 6 di sera entrò in Villa Antonietta, comando germanico. Una ventina di ufficiali e 150 soldati con cavalli, biciclette, motociclette, eccetera. Comandante il capitano Corpium della Breslavia. Sarà famoso guerriero, ma non gentiluomo, a dire stesso dei suoi compagni d'arme. Mi intimò di scacciarmi dal cancello se non alloggiavo tutti. Gli invasori hanno scassinato ogni cosa, saccheggiato, portato via il fonografo, il mandolino e sporcato tutto. La rivista Augustea di Roma scriverà: avevamo le cantine piene di verdisio e di prosecco, che sono vini eccellenti delle nostre terre, a cui i bavaresi piacquero molto. Nelle cantine dei conti di Collalto tolsero le spine alle botti e al mattino furono trovati due bavaresi affogati nel vino.